Buongiorno, sono Valerio Trivi dell'agenzia ANSA. Se fosse proprio una presentazione al primo giorno a Palermo, ti chiederemmo cosa ti ha spinto a venire qua, insomma, questo magari ce lo racconti pure, ma questo tuo inizio a Palermo, figlio d'arte tra l'altro, quante emozioni, quante sensazioni e soprattutto questo inizio che hai avuto, se tu l'aspettavi così positivo anche dal punto di vista dell'approccio con la squadra? Ho avuto delle emozioni fortissime, anche per il passato ovviamente di mio padre. L'ho vissuta quando ero piccolo e è stata una cosa proprio che mi ha spinto subito a venire qua. E l'inizio così forte, sono sincero, sono arrivato qua determinato per far bene. E non mi aspettavo un inizio del genere, però sono molto contento di aver iniziato in questo modo. Posso completare? I primi giorni tuoi qui a Palermo c'è stato un minimo di terremoto, invece ti volevo chiedere come l'hai vissuta quella, se hai avuto un momento di ma sono arrivato e le mie aspettative erano diverse, oppure se insomma fa parte delle dinamiche del calcio. No, io sono un professionista, sono arrivato qua a Palermo, poi quello che è successo lo sapete tutti, io sono stato tranquillo e non ho avuto nessun timore, anche perché sono arrivato in un ambiente nuovo con un nuovo mister, e non ho avuto manco tempo di conoscerlo, hanno fatto un cambiamento, ma essendo un professionista mi sono adattato subito e mi sono trovato bene con il nuovo direttore e il nuovo mister. Cettina Vellitteri, Azzurra News. Tu sei giovanissimo, sei cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, però sei andato subito in prestito, quindi Juve Stabia, Perugia e l'anno scorso al Benevento. Ecco, Palermo per te potrebbe rappresentare un punto di partenza, consolidare la tua carriera qui? E cosa ti hanno lasciato le esperienze fatte in queste squadre? Grazie. Buongiorno, ogni squadra mi ha lasciato qualcosa dentro. Palermo è stata una scelta voluta fortemente perché per me è una piazza molto importante e è una piazza che se dimostri quello che vali potrebbe essere un bel trampolino di lancio. Buongiorno Manlio Mezzatesta, TGR Sicilia, Rai. Oltre al tuo buon avvio di campionato personale c'è un ottimo avvio di campionato del Palermo in generale che probabilmente un mese fa non si poteva forse neanche pronosticare. Intanto ti volevo chiedere che impressione ti sta facendo questa Serie B e queste prime partite che comunque sono andate bene come squadra e che impressione ti sta facendo Eugenio Corini, che cosa vedi di particolare in lui nel modo in cui vi sta cominciando ad allenare? Grazie. Buongiorno, guarda, sono sincero, la nostra squadra abbiamo un bellissimo gruppo, chiunque i giocatori che c'erano qua già l'anno scorso, a noi nuovi ci hanno accolto in una maniera incredibile che non mi sarei mai aspettato, e quindi stiamo formando un bel gruppo e per me in Serie B quando hai un bel gruppo fa la differenza. Riguardo il mister, mi sto trovando benissimo, lui ha le sue idee, e le mette in modo esplicito e le spiega al 100% e noi le stiamo capendo, quindi siamo nella giusta direzione tutti insieme. Sì, Tullio Filippone, Repubblica, buongiorno. Ecco, volevo chiederti, quando sei arrivato, cosa ti ha detto papà? Perché qualcosa te l'avrà detta sicuramente. E poi la seconda domanda, invece, relativamente al tuo ruolo, giochi molto, molto in attacco, cioè giochi molto davanti, hai avuto la possibilità di segnare l'esordio, ci sei andato molto vicino a Bari, ecco, dal punto di vista personale ti trasformerai, ti stai trasformando. Buongiorno, allora, mio papà era molto felice, però la prima cosa che gli ho detto io è che io non sono venuto qua a Palermo per essere ricordato come Salvatore Lia, il figlio di Firmino, io sono venuto qua perché voglio farmi conoscere come Salvatore Lia, quindi il mio obiettivo è fare bene per farmi ricordare come Salvatore Lia. E la posizione sì, perché al mister piace avere gli esterni larghi e che attaccano molto, però se posso dare una mano in difesa io sono uno molto, molto offensivo ma anche molto difensivo, riesco a fare entrambe due le fasi. Buongiorno Salvatore, Benedetto. Buongiorno. Giardina, Giornale di Sicilia. Innanzitutto qual è stata l'emozione di segnare il primo gol al Barbera davanti a questo pubblico che ha risposto in massa alla prima partita in campionato?
E poi l'emozione, anche se vuoi ovviamente essere ricordato come Salvatore Lì e non come figlio di, ma l'emozione di essere la prima coppia, padre e figlio, a segnare con la maglia del Palermo, dopo aver realizzato, di aver fatto il gol dopo la partita col Perugia, qual è stata? Grazie. È stata tutta un'emozione indescrivibile, però rimane un po' il rammarico perché non ho potuto esultare, però per rispetto per il Perugia, visto che ho fatto un anno importante lì, non me la sono sentita. Però spero di rifarlo sabato, così almeno potrò esultare come si deve. Ciao, benvenuto, Chiara Ferrara di Sportisili. Volevo chiederti che intesa hai raggiunto con Brunori, perché sei arrivato da poco, ma in campo si è visto che avete una grande intesa e soprattutto Brunori non è più l'unico finalizzatore. Ora sappiamo che ci sono anche delle alternative. Volevo chiederti anche a livello personale come state gestendo questo nuovo reparto rinnovato. A livello personale mi trovo molto bene con Matte, perché è una bravissima persona fuori dal campo, ma anche dentro al campo è uno che, se può darti una mano in qualsiasi modo, te la dà senza problemi. Non è uno che fa il fenomeno o altro, quindi mi sto trovando davvero bene. Poi abbiamo tante scelte in fase offensiva, ma noi le viviamo in modo tranquillo perché siamo professionisti e perché la competizione aiuta sempre a far meglio. Ciao Salvatore, benvenuto, Nicolo Cilluffo, medical.it. Ecco, stanno arrivando rinforzi importanti dal mercato. Qual è la percezione che si ha all'interno appunto della squadra di questo nuovo gruppo che si sta formando? Grazie. Buongiorno, noi siamo felicissimi, perché quando arrivano giocatori forti per noi è molto importante. Come ho detto prima, la competizione ti aiuta sempre a dimostrare il 100% e sempre a dare quel qualcosa in più in ogni partita. E poi, formandosi ancora di più un gruppo forte, sappiamo che possiamo competere con tutte le squadre, perché quest'anno, a parer mio, è come se fosse una Serie A2, quindi fare un gruppo forte è molto importante. Ciao Salvatore, Cristiano Simeter, Palermo Calcio. Due domande. La prima: quanto ha contato la nuova società, il City Group, nella tua scelta, o se avresti scelto il Palermo a prescindere, insomma, dalle nuove dinamiche societarie? E poi, in che momento della tua carriera ti senti? Cioè, ti senti già maturo per poter fare la differenza quest'anno in B? Pensi ancora di dover crescere molto? Insomma, in che punto, in che fase della tua carriera ti senti di essere arrivato? Grazie. Allora, l'anno scorso io ho visto le finali playoff e, guardando quelle partite, mi sono proprio emozionato, perché ho visto uno stadio pieno ed era una cosa che nella mia testa dicevo: un giorno vorrei giocare lì. Poi, quando ho avuto alcune chiamate quest'estate, quando c'è stata quella del Palermo, mi ha condizionato tanto. Ero lì per lì, non sapevo che scelta fare. A livello di maturità, penso di essere maturo, ormai è il terzo anno che faccio la Serie B e mi sento maturo, però penso sempre che c'è sempre da migliorare, c'è sempre quel qualcosa da migliorare nella propria carriera, per dare sempre il meglio e per arrivare, diciamo, a una perfezione che non ci sarà mai, perché c'è sempre da migliorare. Sì, ciao, Radicini, Ital Press. Buongiorno. Salvatore Lia è contento al termine di questa stagione? Se? se a livello personale faccio quello che voglio fare nella mia testa, che non dico per scaramanzia, e se il Palermo raggiunge obiettivi importanti. Se non sbaglio, la maglia del primo gol è stata regalata, è giusto? Ci racconti com'è andata, cosa vi siete detti? No, guarda, sono sincero, la maglia del primo gol me la sono tenuta io. Mi sembra di aver letto di una maglia regalata a papà, no, col nome, perché lui non l'ha mai avuto, perché esatto, in B non c'erano, insomma, c'è tutta la voleva storia. Però penso che sia stata talmente una partita importante per me, far gol all'esordio e tutto, che non sono riuscita a dargliela e me la sono tenuta io. Però penso che arriverà nei prossimi giorni. Buongiorno, benvenuto. Sei pupillo di mister Caserta, ex Rosanero. Volevo chiederti se, quando si è sviluppata la trattativa culminata appunto col trasferimento a Palermo, ti ho detto qualcosa in particolare sulla piazza palermitana. Grazie.
L'ho sentito quando avevo a carte fatte, quando avevo firmato, gli ho scritto un messaggio, l'ho sentito e mi ha detto che era una piazza tosta e che era una bella piazza per me e che mi avrebbe fatto crescere tanto a livello personale.